ragazzi, il tè di oggi è il carcadè tonificante disetante e vi consiglio di andarlo a preparare anche voi e mettervi comodi perché la puntata di oggi sarà scoppiettante. Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati come quasi ogni domenica con una nuova puntata di Spilling the Tea with me, Issima91. Oggi il mio tè è già pronto, quindi io direi di iniziare subito con l'argomento che mi avete richiesto in tantissimi. E finalmente non solo vi parlerò delle ultime vicende, ma inizieremo dall'inizissimo della storia e ripercorremo tutto questo anno 2019 fino ai giorni d'oggi e parleremo di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Prima di iniziare però vi voglio dire che è tornato a grandissima richiesta un super giveaway per quanto riguarda 21 Button, la famosissima app per quanto riguarda la moda, il fashion, di cui vi ho parlato molto spesso, e questa volta per l'occasione del festeggiamento di 10 milioni di utenti che hanno scaricato l'app, il giveaway è assurdo. Potete vincere due buoni da 1000 euro, ragazzi, da poter spendere dove cavolo vi pare. Durerà solamente 2 giorni, cioè oggi domenica 19 e domani lunedì 20. Per partecipare basta che andate dal link qua sotto nel mio info box sul mio profilo di 21 Button e troverete come sempre il banner nero e basta che cliccate lì. Poi i vincitori verranno pubblicati tramite Instagram Stories su 21 Button Italia su Instagram. Per partecipare, oltre che a cliccare nel banner del mio profilo, dovete ovviamente seguirmi su 21 Button e seguirmi su Instagram. Mi raccomando, un'occasione da non perdere, 2 buoni da 1000 euro ciascuno da poter spendere dove vi pare. Adoro, 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 in bocca al lupo e buono shopping. Iniziamo adesso finalmente con questo calderone di Mark Caltagirone e Pamela Prati. Innanzitutto, chi è questo benedetto uomo? Vi leggo parola per parola quello che all'epoca disse Pamela Prati in persona. Mark Caltagirone, innanzitutto si chiama Marco, è un imprenditore edile e noi andremo anche a vivere all'estero perché proprio io adoro, adoro l'idea di essere libera. È una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, vivremo tra la Francia e l'America, credo. Come mai dice questo? Perché a quanto dicono le persone, Mark Caltagirone fa parte della famiglia potentissima dei Caltagironi, che sono degli imprenditori molto ricchi di famiglia. Ma ragazzi e ragazzi, attenzione com'è bollente questo tè, come mai c'è tutta questa febbre in Italia nel dover scovare per forza questo uomo? Perché tutto inizia a febbraio, quando Pamela Prati è ospite nel programma Un giorno da pecora, in cui dichiara che finalmente all'età di 60 anni ha trovato l'amore e presto convolerà a nozze. Dopo questo Pamela va nei vari salottini televisivi tipo Domenica In, di Mara Veniero, anche da Barbara D'Urso, ma dopo gli abiti da sposa che prova, le varie lacrime, dopo aver detto che lei e Mark Caltagirone avevano anche in affido 2 bambini e aveva raccontato a tutto il mondo la propria felicità, Pamela Prati inizia un po' a sparire e al suo posto in televisione iniziano a venire, ad arrivare le sue 2 manager, che sono Pamela Terricciolo e Eliana Michelazzo. Una è anche stata un ex di Uomini e Donne, insomma. Loro continuano ad andare, iniziano e poi continuano ad andare tra i vari salottini televisivi a parlare ancora di questo benedetto matrimonio che finalmente festeggerà la felicità ritrovata di Pamela Prati. Ma non tutto è oro quello che luccica. Ma con questi primi interventi in televisione, con queste interviste, iniziano ad arrivare i primi dubbi. Il primissimo a mettere in dubbio l'esistenza di Mark Caltagirone è Dago Spia, che dichiara
Ma esiste o è tutta una trovata pubblicitaria? Perché non si riesce a trovare né una foto, né un video, né nulla di nulla su questo personaggio, su questa persona, e soprattutto non si riesce a trovare un uomo, una foto, un qualcosa di un uomo accanto a Pamela. Inizia allora il tram tram gossiparo. Esce una foto che poi si è rivelata fake, che riguardava invece un avvocato sardo, e quindi dopo questo profilo fake ancora di più le voci erano ancora più insistenti del fatto che questo Mark Caltagirone non esistesse, fino a quando è la stessa Pamela Prati a rompere il silenzio e a dichiarare che Mark Caltagirone esiste veramente, loro si sposeranno veramente, e è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e anzi dice che tutte le televisioni, i siti di gossip e i giornali stanno facendo troppa pressione mediatica su di lei, quando invece non ha fatto nulla di male, e soprattutto in Italia ci sono problemi molto più grandi. Arriviamo poi alla data del matrimonio. Come ben sapete, l'8 maggio era la data prefissata per il fantomatico matrimonio tra Pamela e Mark. Ma nonostante i preparativi e l'abito da sposa e ancora questo tram tram di voce, il gossip non si ferma, ma anzi viene fomentato soprattutto anche tramite i social e tramite Twitter, che si inizia a fare un po' di meme, un po' di barzellette, possiamo dire, un po' di battute. E Pamela Prati quindi decide di tornare a Verissimo per raccontare la propria verità. Propria verità che alla fine non dice, perché le uniche cose che lei dichiara sono: sto male, sono nervosa, e soprattutto Mark Caltagirone non si fa vedere, innanzitutto perché ha tantissimi soldi e quindi non ha bisogno di altra pubblicità o di ospitate remunerate, ma verrà esposto, verrà fatto vedere in anteprima assoluta tramite Verissimo il giorno stesso del matrimonio, poiché loro dicono di aver firmato un'esclusiva con la trasmissione di Canale 5. Infatti soltanto le telecamere di Verissimo potevano entrare in chiesa durante il matrimonio, e lì, solo lì, verrà svelato chi è Mark Caltagirone. In tutto questo però la Toffani, la padrona di casa di Verissimo, dice: ok che avete preso l'esclusiva con noi, ma noi non vi si è detto di non far vedere Mark Caltagirone, perché è una scelta vostra, quindi non andare in giro a dire che non lo fai vedere perché noi non vogliamo, perché non è vero niente. Adesso, dopo tutto questo tram tram mediatico, non solo noi da casa pensiamo che sia tutta una montatura, ma le stesse conduttrici dei vari programmi, come la Toffanin, come Mara Verrier, come Barbara D'Urso, iniziano ad insinuare le stesse cose, e cioè che tutto questo matrimonio è una falsa, fino a quando arriviamo a Live non è la D'Urso, in cui appunto se ne parla molto e molto spesso. Nella puntata del 1 maggio a Live non è la D'Urso, Barbara è al telefono con questo fantomatico Mark Caltagirone, in cui questo uomo racconta quanto Pamela Prati stia male, quanto tutta questa faccenda è inutile, e che lui non si vuole far vedere per privacy, perché non è un tipo da televisione, e dice: aspettate l'8 maggio perché per il mio matrimonio ovviamente mi dovrete vedere. Nonostante questo, secondo voi tutta Italia ha creduto a queste parole? E gnò, e gnò, e gnò, perché puntualmente iniziano ad arrivare nei siti di gossip di internet, tra cui appunto BCF, che ne sa sempre una più del diavolo, adoro, 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 perché una delle manager di Pamela Prati, Eliana, appunto, dichiara che Pamela si stava sentendo male, che non mangia da giorni, che è super depressa, e quindi le nozze sono a rischio. Ovviamente arriviamo adesso all'8 maggio, il famoso 8 maggio 2019, e di queste nozze non ce n'è traccia, niente di niente, nada de nada. Pamela Prati alla fine non si è sposata, e
per l'occasione torna a Verissimo il sabato dopo per raccontare la sua verità. Ma anche qui fa uno show televisivo assurdo perché prende Arzarculo, se ne va, abbandona gli studi lasciando la presentatrice Silvia Toffanin da sola ad aspettarla per mezz'ora. Ma cos'è successo? Loro praticamente, la Toffanin era un po' spazientita, ragazzi, come tutti noi, come per dire, oh amo, c'hai l'esclusiva con noi, vabbè, non l'hai fatto, un ti sei pagato, chi se ne frega. Sei venuta qui per raccontarci la tua verità e l'unica cosa che te dici è: non voglio parlare di questo, non ne voglio più parlare, ho denunciato tutti, non ne voglio più parlare, ho denunciato tutti e basta, non ne voglio più parlare. Ma che sei venuta a fa? Mi sento presa in giro, dice lei, come si sente presa in giro sicuramente anche Barbara D'Urso. Allorché, alla richiesta di Silvia Toffanin di far vedere una foto solo a lei dal telefono di Pamela di questo fantomatico Mark Caltagirone o di chiamarlo al telefono, Pamela Prati si alza dalla sedia in cui era seduta per l'intervista e va via. Scherzi. Torna poi dopo mezz'ora con il telefono in mano e a quanto pare fa vedere una foto di questo Mark, ormai diventato più famoso, non lo so, di Lady Gaga, alla presentatrice che lei commenta dicendo: ah, comunque è un bell'uomo, ma, ripete, potrebbe essere chiunque, potrebbe essere anche il cugino di Eliana, per esempio. Io non lo so, io voglio vedere magari delle foto in cui siete insieme, tutto quanto. Perché lui non viene? Perché non esiste in nessun profilo social? Perché nessuno ha mai sentito, cioè, sentito parlare sì tutto il mondo, ma perché nessuno lo conosce? Allorché, ragazze e ragazzi, arriviamo a questo mercoledì. Perché a Live non è la D'Urso, da Barbara D'Urso appunto, ospite in esclusiva Pamela Prati, 8000% di share, ma anche qui la stessa Manfrina. Lei si siede, Barbara inizia a raccontare un po' la situazione, Pamela Prati non ci sta, si alza e abbandona lo studio e se ne va senza dire niente. Stiamo scherzando? Ora, dopo mercoledì, sono uscite miliardi di notizie, per esempio che Eliana, la manager di Pamela, si era praticamente è svenuta nei camerini di Live, non nella D'Urso, dopo la puntata, oppure Georgette, che anche lei faceva parte della stessa agenzia di Pamela Prati, che prima difendeva tutti, poi ha preso le distanze, come per dire: io non so se esiste, perché mi puzza anche a me questa cosa e quindi, siccome mi vogliono mettere nel mezzo, io non ci voglio rientrare più nulla. Poi Alfonso Signorini, come vi ho raccontato nella scorsa puntata di Spilling the Tea, ha raccontato di una truffa, i suoi danni, insomma, ne stanno succedendo di ogni, ragazzi. Però alla fin fine questo Mark Caltagirone non esiste, non sappiamo niente fino a quando non è apparso su Instagram un profilo chiamato Mark con la CK Caltagirone, che annunciava tramite un post del suo profilo la fine del fidanzamento con Pamela Prati. Molte testate giornalistiche, addirittura un programma in TV, hanno dato per vera questa notizia, per vero questo profilo, e hanno annunciato appunto la fine di questo tormentato fidanzamento. Ma ragazzi, è un profilo super fake questo nuovo di Instagram, come ce ne sono altri milioni in questi giorni, perché sempre questo stesso profilo Mark con la CK Ruttino Caltagirone ha pubblicato poi un Instagram Stories dove praticamente si doveva vedere da qui in giù solo il corpo senza la testa, ma quella foto era una foto di Gianni Sperti negli studi di Helios di Uomini e Donne. Gianni Sperti, di tutta risposta, risponde dicendo: non si può usare la mia immagine, io non c'entro niente, non mi mettete nel mezzo, denuncio tutti. Quindi ragazzi e ragazzi, questo è quello che è successo in questo anno, dall'inizio della storia ad oggi. Mi chiedete se secondo me esiste o no questa roba? No, addirittura si dice che
Pamela Prati e le manager sue abbiano inventato tutta questa storia per far ritornare in auge Pamela, dato che si dice che abbia tantissimi debiti e quindi volevano guadagnare un po' di soldi. Ma Pamela su questo è stata chiara, ha detto: io non ho assolutamente nessun problema economico, non mi serve questa storia, io ho voluto solo raccontare una felicità che doveva essere la cosa più normale, più semplice del mondo, e si è rivolta contro di me. Io ti dico una cosa, Pamè. Se fosse vera tutta questa storia, la prossima volta fai le cose di nascosto, un lodi a nessuno. Tanto se dici che la popolarità non ti manca e non hai bisogno di altra popolarità, i soldi non ti mancano anche perché dici che Marco Caltagirone è molto ricco, fate le cose di nascosto senza dare esclusive a nessuno, senza dire nulla a nessuno, usi i soldi del marito fantomatico e chi se ne frega, siamo tutti contenti. Però loro ci hanno marciato sopra, non mi potete venire a dire no, magari è vero, ma tutti ci stiamo attaccando a questa storia troppo morbosamente. Bastava alla prima intervista far vedere una foto di loro due insieme e stop. Loro invece continuano a farsi tutti i salottini delle televisioni italiane, continuano a prendere il cachet e continuano a non dire nulla, nonostante alimentino tutte queste polemiche. Loro continuano ad alimentarle perché vanno, fanno casino, non dicono nulla, litigano con le presentatrici e non si sa ancora niente. E poi è possibile che in tutta Italia, in tutto il mondo, nessuno conosca di persona una persona che si chiama Mark Caltagirone? Addirittura so che la famiglia Caltagirone ha preso le distanze perché dice: noi non conosciamo nessuno che si chiama così. E dopo questa cosa, Eliana, mi sembra, una delle due manager, ha dichiarato che comunque dicono così, loro hanno, da famiglia Caltagirone, ha fatto queste dichiarazioni perché Mark ci ha litigato e ha preso le distanze da loro. Casualmente nessuno sa nulla, anche se avessero preso le distanze da lui, la famiglia può dire che esiste, invece no, hanno detto: noi non conosciamo nessuno che si chiama così. Perché tutto questo mistero? Come mai? Boh, io non so se essere eccitato di questa cosa o disgustato. Secondo me volevano fare tipo un po' di gossip, no? Facciamo il matrimonio, diciamo che c'è un matrimonio, tanto chi se ne frega, mica ti vengono a cercare, no? E poi diciamo che non ti sposi più, si prende un po' di soldini, si fa un po' di ospitate, ciaone. Però anche i paparazzi non possono seguire per 24-48 ore Pamela Prati per vedere tutti i suoi spostamenti, per vedere veramente se incontra un uomo oppure no, che tra le altre cose dicono che lavora all'estero, addirittura qualche settimana fa doveva essere in Libia, poi non era vero. Insomma, non ci si sta a capire più nulla, ragazzi. Altro che tè bollente, ma è diventato freddo. Non fa più ridere questa barzelletta, come ha detto Silvia Soffanin. Adesso fatemi calmare. Io vi ho raccontato tutto quello che so, tutto quello che è successo. Fatemi sapere adesso voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate, se secondo voi esiste o no questo Mark Caltagirone, se è la pensate come me che è stato tutta un'invenzione, e boh, e magari nuovi sviluppi se li sapete, tanto sapete che quando io carico il video succederà qualcos'altro subito, e quindi aspetto sempre qua con il mio tè per leggere i vostri commenti e parlarne insieme. Mettete mi piace a questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale che siamo sempre di più, io vi amo, e soprattutto andatemi a seguire anche su Instagram, mi raccomando, il giveaway su 21 button qua sotto nell'info box, tutto quello che dovete fare per vincere due buoni da 1000 euro di shopping. Non vi fate scappare questa occasione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!